Cerimonia solenne questa mattina nella villa comunale di Corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco, presso il monumento civile della Casa del Combattente, in occasione della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Alla cerimonia sono intervenuti i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, nonché i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e dell'Amministrazione Comunale. Sindaco Palomba, giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. Come ogni anno si ripete questa cerimonia? Ogni anno questa cerimonia, noi siamo presenti come amministrazione comunale con tutte le forze dell'ordine, i combattenti che sono qua, e perché l'unità d'Italia è fondamentale, specialmente adesso in questa fase mondiale di questa guerra che c'è in corso. Quindi l'unità d'Italia, ma anche l'unità dell'Europa, è fondamentale. Quindi la nostra presenza, perché mai bisogna dimenticare. Ogni anno noi tradizionalmente invitiamo il Comune e le associazioni combattentistiche per fare questa manifestazione e onorare le nostre forze armate. Noi amiamo onorare le persone e le associazioni che combattono nella vita per migliorare i nostri rapporti. E ci fa piacere che nelle forze armate, specialmente tra la polizia e i carabinieri, ci sono momenti in cui sono veramente momenti di ammirazione, specialmente negli ultimi tempi, con tutte queste uccisioni di donne, eccetera, eccetera. La polizia si consuma e abbonda di documenti storici che rappresentano questa grande capacità di onorare e rispettare le leggi della comunità. Offerta la consueta corona di fiori alla memoria dei caduti.